Sono senza lavoro, senza casa, schiavi di dipendenze o in balia di problemi familiari. Sono un esercito. La Chiesa ha ribattezzato il fenomeno grave o gravissima marginalità ed è un fenomeno in aumento. Nel 2015 i servizi Caritas Nord-Est hanno registrato 60.000 accessi complessivi per ogni tipo di fragilità. Numericamente si tratta di un'approssimazione per difetto, ma c'è anche un altro aspetto che preoccupa e non poco. È relativamente facile entrare nel percorso della povertà e della marginalità, che poi diventa grave povertà o grave marginalità, ma è difficilissimo uscirne. Ma quando è che secondo questi criteri si può parlare di povertà o di grave marginalità? Casa, lavoro, reddito sono tre punti chiave. Le problematiche in famiglia e le relazioni familiari. E poi ci sono delle dipendenze, alcol e via discorrendo. Un fenomeno al quale dare una risposta oggi è più difficile da quando il nostro territorio è stato anche chiamato ad affrontare un'emergenza altrettanto grave, i profughi. I nuovi poveri, o comunque diciamo i richiedenti asilo, hanno tre caratteristiche. Ovviamente sono senza casa perché non ce l'hanno, sono senza lavoro perché per un primo tempo non possono neanche lavorare, in base alla normativa, sono senza reddito e hanno un basso livello di istruzione. Un fenomeno di tali proporzioni da imporre una riflessione su come si sia gestita e su come si debba gestire l'accoglienza. Persino da ambienti ecclesiastici è giunto l'avvertimento: non c'è più posto. Non c'è più posto secondo la modalità con cui abbiamo accolto fino adesso, per cui evidentemente si va a esaurimento e a saturazione. Questo ti sta dicendo che noi dobbiamo cambiare radicalmente e profondamente la forma stessa dell'accoglienza. In che modo? Evidentemente riproponendo il fatto che 250 comuni del Veneto non stanno accogliendo nessun profugo.